come stai vivendo questi momenti, i primi? I primi momenti, vabbè, diciamo che sono stato un sacco con gli amici, quindi ieri, tutta oggi, ho fatto un giro per Teramo dopo 32 mesi, quindi ti lascio immaginare che sensazione. E niente, diciamo che poi siamo fatti un bel po' di tazze, come si dice a Teramo, erano quasi necessarie, diciamo. In questi 32 mesi di reclusione, cosa hai vissuto? Ma che ho vissuto allora a casa, diciamo che la situazione era un po' diversa, ma più che altro era da sottolineare il fatto che in carcere ho visto sulla mia pelle che cos'è la repressione, che cos'è lo Stato e come si comporta lo Stato nei confronti delle persone scomode. Ti ha segnato questa esperienza fino a che punto? Cosa è cambiato in te? Quale modo di vedere, di pensare, di agire? Allora, questa esperienza mi ha forgiato nell'anima, cioè diciamo che sono più forte di prima e soprattutto sono più convinto delle mie idee. Se prima ero di sinistra, lo sono ancora di più, perché ho capito all'interno delle carceri appunto quanto sia importante la solidarietà e quindi sono diventato molto più solidale nei confronti delle persone più deboli. E io sono una persona che non rinnego niente, nessuna cosa, e fino alla fine farò politica, dall'inizio alla fine, perché la politica mi piace, e se si deve andare a fare le manifestazioni andiamo a fare le manifestazioni, che poi se magari tu mi dici la violenza e quant'altro, io la violenza, il vandalismo lo condanno, però se ti devo dire la sincera verità, tra dire che le manifestazioni pacifiche poi sono diverse dalle manifestazioni dove si fanno determinati atti, io sono convinto che ad esempio se sanzionare una banca, che sono l'esempio del potere, per me non è una cosa così sbagliata. Logicamente sono contro il vandalismo, contro bruciare le macchine. Dobbiamo colpire, tra virgolette, i poteri forti. Se noi i poteri forti faremo fare sempre quello che vogliono, loro continueranno a fare quello che gli pare. E invece se noi agiamo, scendiamo in piazza e cerchiamo di continuare nella lotta politica, potremmo riuscire a cambiare questo mondo, altrimenti il mondo sarà come quello che lo vediamo, disoccupazione, giustizia sociale da nessuna parte, poveri, e poi vanno avanti le destre che dicono che il diverso è il problema, il diverso non è il problema, il diverso sono le persone che ci comandano, i padroni che legiferano e fanno come diavolo gli pare.